Canale San Tommaso, un importante percorso che permetterà di rendere le acque del mare più pulite al di là del Sarno. Sì, stamattina è un momento importante perché con la bonifica del canale San Tommaso noi portiamo avanti il progetto di risanamento del fiume Sarno. La Regione Campania ha finanziato con 177 milioni di euro questo intervento e Gori è il soggetto appunto attuatore. Noi collettiamo a Fognatura circa 160.000 abitanti tra residenti e non dei comuni di Sant'Egidio Montalbino, Angri, Scafati e Corbara. E rappresenta un grandissimo passo in avanti di questo progetto che finalmente troverà la sua ultimazione tra pochissimo, cioè entro il 2025. Una fascia costiera bonificata, pulita, e le acque appunto saranno pulite perché stiamo procedendo rapidamente in questa direzione. Questo significa migliore qualità della vita per le popolazioni residenti e in generale appunto grande attenzione per quelle che sono le problematiche dell'ambiente. Il canale San Tommaso è una fogna a cielo aperto che fino a questi anni raccoglieva i reflui di 50.000 abitanti e che rappresenta il 30% dell'inquinamento che d'estate attraverso il fiume Sarno arriva nel Golfo di Napoli. È una tappa fondamentale, un primo passo insieme a quelli che abbiamo fatto oggi sui 113 scarichi complessivi che dobbiamo chiudere, con questi arriviamo a 30, oggi abbiamo in corso circa 22 cantieri in varie parti dell'agro nocerino sarnese. Qui abbiamo fatto anche un'operazione di divulgazione, abbiamo coinvolto le scuole perché noi riteniamo che una tappa fondamentale sia il coinvolgimento delle nuove generazioni per trasmettere innanzitutto un messaggio di speranza, per dire che il Sarno e la sua bonifica è una cosa possibile e che concretamente stiamo perseguendo tutti i giorni. Una volta bonificato bisognerà poi diffondere sempre di più la cultura della legalità, perché ovviamente gli scarichi abusivi, gli scarichi illegali rappresenteranno sempre un problema, però rispetto al quale saremo più forti anche per perseguirli. Di nuovo, ecco, ridiamo la banalità, il mare pulito, la costa che merita tantissimo, in questa costa bellissima far ritornare il mare balneabile. È stata veramente un'opera e sarà un'opera importantissima per il turismo, per il bilancio dell'economia, per tutto ciò che riguarda non solo la città di Scafati, il Golfo di Napoli, ma per l'intera Campania. Ovviamente con tutti i fondi che arriveranno anche del ponte del PNRR saranno strategici per rilanciare in modo definitivo. Per il 2025 ci sarà l'anno della svolta definitiva, dove tutto ciò sarà collettato e quindi non ci sarà nessun confluimento di acque reflue nel mare nostro.